Non brilla certo per delicatezza il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, né è obbligato ad esserlo, ma questa volta ha toccato il nervo scoperto delle famiglie delle vittime della tragedia ferroviaria del 12 luglio per ben due volte. La prima volta quando ha deciso di istituire la giornata regionale della donazione di sangue per il prossimo 12 luglio senza consultare le famiglie delle vittime. Noi scopriamo il 16 giugno tramite un video pubblicato sulla bacheca del Presidente che hanno praticamente istituito, senza neanche prendere in considerazione i familiari, senza neanche quindi chiedere un nostro parere, la giornata della donazione di sangue regionale proprio il 12 di luglio. 12 di luglio che per noi è una data che deve rimanere una data di lutto perché abbiamo perso 23 parenti stretti, deve essere una giornata di commemorazione. Da questa giornata bisogna combattere per mettere in sicurezza tutte le reti ferroviarie sprovviste di sistemi di sicurezza. Noi non siamo contrari alla donazione di sangue perché comunque nel giorno subito dopo la tragedia diciamo che c'è stata una grande manifestazione d'amore da parte dei pugliesi proprio con le donazioni. Non vogliamo però che il 12 venga ricordata come giornata della donazione di sangue. Alcune delle famiglie delle vittime, riunite sotto la sigla dell'associazione ASTIP, hanno poi voluto incontrare Emiliano per chiedere che fosse spostata la data della giornata donazione sangue e che fosse invece istituita la più consona giornata della sicurezza nel trasporto pubblico locale. Ma Emiliano, impegnato a non scontentare nessuno, ci ha aggiunto un anche e ha così risolto il dilemma. Un gesto che però non è sfuggito alle famiglie delle vittime che si sono sentite prese in giro dal presidente. Martedì 20 giugno, per l'esattezza, alle 17:30 siamo stati incontrati in regione dove abbiamo espresso il nostro malcontento riguardo a questa decisione da parte sia della regione ma anche da parte del comune di Andria di adibire questa data appunto a una giornata della donazione di sangue regionale. Lì abbiamo espresso il nostro parere sfavorevole, avevamo chiesto appunto che non ci venisse annullata questa giornata regionale, ma non annullata per sempre. Noi abbiamo anche detto rinviata o comunque fatta in un altro giorno al di fuori del 12. Questo per far capire che noi non siamo contrari, ma semplicemente riteniamo che il 12 di luglio debba rimanere una giornata di ricordo di lutto per sempre. E Emiliano vi poi ha dato abbiamo rassicurazioni su sì, questa. in merito sì. Poi invece abbiamo scoperto che in realtà avevano solo annullato tutte le manifestazioni o tutte le varie pubblicità delle reti televisive e invece la giornata della regione, della donazione regionale era rimasta in essere. L'abbiamo scoperto ieri e da lì è iniziata la nostra battaglia, sperando di. Che prosegue stamattina con la Sì, consegna di una sì, lettera. Di cosa sì. si tratta? La lettera che abbiamo scritto, che ho scritto io come presidente dell'associazione, è una lettera in cui si chiede la revoca della delibera, l'annullamento quindi della giornata regionale.